ragazzi, ammetto che sono un po' emozionato nel fare questo video. Il momento è arrivato. La differenza tra gli uomini e i ragazzini si vede in questo momento. Perché quando è che diventi veramente un uomo? Quello proprio con i peli rude, no? Quando? Ma quando devi comprare la macchina? E ragazzi, siamo arrivati a quel momento. Devo comprarmi una macchina, perché con Adele e soprattutto il passeggino da Adele, perché non è che Adele prende spazio, ma il passeggino e tutto il resto, ragazzi, non me l'aspettavo, ma mi trovo in difficoltà. Però qui c'è un problema. Io di macchine non ci capisco niente. Allora, c'ho tante qualità, ma sicuramente non c'è quella di capirci qualcosa sulle macchine. E quindi, ragazzi, oggi ho pensato di sfruttare questo mio momento di on post, per chiedervi aiuto. Datemi voi una mano a scegliere la macchina. Probabilmente questa sera ci becchiamo anche in live, perché così abbiamo un confronto diretto su sta cosa e mi potete aiutare ancora meglio. Ma intanto sotto nei commenti suggeritemi che vedere, perché per me, raga, le macchine non le conosco neanche. Non so donna, non so che fa. Però ho bisogno del vostro aiuto per due motivi principali. Ho bisogno di una macchina da papà, come detto, spaziosa, per farci entrare mia figlia e tutto il codazzo. E a proposito di questo, stanotte su Instagram vi ho chiesto qualche consiglio. Ho ricevuto una marea di robe che adesso andremo a vedere, così capisco un po' che cosa c'è. Però continuate. Ma soprattutto, e forse qui è un po' il T-Rex che è in me che vi parla, ragazzi, se conoscete qualcuno che ha un concessionario, che vuole fare qualcosa, uno scambio così, magari riusciamo a fare qualcosa insieme. Quindi in descrizione vi lascio la mail da contattare. Chi vuole? Lo so, raga, sto così che chi vuole può mettersi in contatto con me e la mia agenzia. Anche perché io ho già in mente tutta una serie di contenuti da fare con le auto, e mi sembrerebbe un peccato non sfruttare una cosa del genere. Tanto la dobbiamo fare. Quindi se c'è qualche concessionario, qualcuno che conosce qualcun altro, mi può contattare. Vediamo che riusciamo a fare. Anche perché, ragazzi, vi dico la verità, un po' sto così, no, così non solo. Però non mi aspettavo che la mia primissima macchina sarebbe stata una macchina da papà. Perché questa macchina poi mi servirà per un annetto e mezzo. Perché sì, ragazzi, quando ci sarà casa nuova, io subito colonnina nel garage Tesla. Questa è una promessa, ragazzi. No, lo devo fare. Ragazzi, io l'ho detto, io voglio la Tesla. Me lo posso togliere uno sfizio oppure no? Ah, comunque decide Ambra, io non conto un cazzo. Alla fine deciderà la mamma, però noi proviamo a scegliere qualcosa. Adesso insieme a voi andrò a scrollare Instagram a vedere quali sono stati i suggerimenti e li andrò a cercare qui insieme a voi. Poi vi aspetto questa sera, come detto, per andare a vedere qual è meglio e il perché. E intanto, ragazzi, ci facciamo una carrellata su quelle che potrebbero essere le auto. Non vi ho detto il budget, perché in realtà il budget non ce n'è. L'unica cosa è che qui a casa non ho il posto auto coperto e quindi non ci voglio spendere troppo. Cioè, ok, diciamo che mi serve una cosa giusta, spaziosa, al prezzo giusto, e mi possa portare avanti per un annetto e mezzo. E poi abbiamo un sogno nel cuore e si chiama Tesla e verrà esaudito. Poi, oh, ragazzi, magari dall'altra parte ci scrive il concessionario della Tesla e prendiamo due piccioni con una fava. Tanto lo sappiamo che non mi contatterà nessuno. Per farvi capire qual è il problema, io, Ambra, no io, perché io non c'ho niente, ragazzi, io non c'ho manca la macchinina, Io c'ho la macchina di Superman, che poi mi direte, Superman, che cazzo è? Ragazzi, meno male che questo video non lo monterò io. Che è un casino, ve lo posso assicurare. Che stavo a dire? Allora, ragazzi, vi faccio vedere il problema di spazio e poi finalmente iniziamo, guardate. Vedete, ragazzi, questa al momento è la sistemazione che abbiamo trovato per il passeggino, cioè lo dobbiamo mettere davanti, mandare tutto indietro lo schienale, lì c'è Ambra. Il problema è che forza di cose, cioè nel senso così entra, però forza di cose te sporchi. No, beh, non è tanto pesante, però è sicuramente scomodissimo. Quindi che famo? Quindi che macchina ci dobbiamo fare? E che ne so? E che ne so, Range Rover 9? A me ancora sei. Allora, ragazzi, qui ho il vostro Instagram. Sto leggendo un po' di roba, tipo Qashqai, Ferrari, Monster Truck. Ma è sempre lui? No, non è sempre lui. Uno che mi scrive Lamborghini. Ecco, Lamborghini. Allora, ragazzi, io non ne conosco una, cioè nel senso, tipo Citroen C4, ma non può entrare, non ci entra la Citroen C4. Ma è in buco? Vabbè, no, non è in buco. Posso dire piuttosto brutta. Oh, poi, raga, quando è gratis è tutto bello. Però, a partire da 35.000 euro.
E ti etera la Citroen C4, scusa. No, non mi piace. Qashqai. Vediamo un po' questa Qashqai. Una Nissan Qashqai. Tutte queste macchine che stiamo vedendo non è tutta pubblicità. Signori della Nissan. Oddio ragazzi, vi dico la verità, forse non mi piace neanche il nome Qashqai. Se fai l'incidente intruppai. È cazzata questa. Tanto lo so che non la taglierai però. Leggo qua 500L. No ragazzi, cioè aborro la 500. Io c'avevo la 500 normale. Ripeto, gratis è tutto bello però. Allora Ambra invece mi ha detto Ford Puma. Fammelo vedere sta Puma. Fa schifo? No amici, a me mi piace solo una macchina. Quale? Posso dire? Io vorrei il Range Rover. Sto cazzo, io pure vorrei. Pure usato. Evoque. L'Evoque è bello. Però ne avevo visto uno ancora più bello. Però ho visto che costa 110.000 euro tipo. Tiè, guarda quanto è cafone. Capito. Sto sudando, non lo so. Signori dei Range Rover, se volete comunque. Guardate come sono ridotta, signori della Range Rover. Sono una mamma esaurita, ho bisogno di una macchina. Non c'entriamo dentro la. Che macchina ci abbiamo noi? Vabbè, signori della Range Rover, io faccio un appello. Se ce la volete regalare pure un po' usata, per noi va bene, eh. Ma mi mando a mettiamo questa. Vabbè, questa mi piace però, eh. Ho capito, 40.000 euro, Ambra. Signori della Disney, signori di YouTube, pompiamo i placement. Sì, vabbè, ho capito. Però, come detto, io dentro non ci capisco niente, vediamola almeno da fuori se si può. Però, raga, 4 bombe. Hai capito la macchinetta? Beh, sì, effettivamente, ragazzi, è bella ignorante. Però c'è sempre il problema che non c'è il posto macchina qui. Questa me la vedono, non è che me la rigano. De più, sembrerebbe figa. Forse il suo perché ce l'ha. Pure dentro è figa, dai, ci sta. Mi sembra tipo ragazzi, proprio Papa Mike. Poi il passo dopo è quello di farmi crescere i baffi. Solamente i baffoni. Tanto adesso mi ricordo che mio padre, ma quando io ero piccolo, c'aveva un jeepone. C'aveva una jeep, tipo un Mitsubishi che andava sullo sterrato. Poi ce la rubarono. No, vabbè, ma sembra bella, però 40 pippi, non lo so. Vabbè, ci sta. Di tutto questo, però, non ho visto il bagagliaio. Immagini, compri la macchina e poi comunque non c'entra. Ok, vabbè, bella, ok. Questa piace a Ambra. Piace un po' meno al mio commercialista, quindi vediamo di trovare qualcosa di vede mezzo. Se no, velar. Fumo sopra i sedili di un velar. Oh, in tanti, ragazzi, invece mi avete consigliato la T-Roc della Volkswagen. Cioè, sto sudando. Da 25.000 euro. Già meglio. Credo, non lo so, eh. Comunque sì, raga, io il budget ho pensato 25, 35. Se non superiamo i 40 è meglio, però insomma. Allora, vediamola un po'. Vabbè, un SUVettino. No, un mezzo SUV, che cacchio è? Vabbè, dai, ci sta, dai, ci può stare. Scusate, ma perché fanno i video al buio? Cioè, che vedo della macchina se... al buio? United, ok. Sì? E la macchina dov'è? Eccola. Non vedo niente. No vabbè raga, sembrerebbe buona questa qui. Ma io poi ragazzi, datemi soprattutto un consiglio. Ma io la dovrei comprare, dovrei fare un leasing o dovrei fare tipo un noleggio? Considerato come detto che mi servirà penso nei prossimi massimo 2 anni. Mi date un consiglio da questo punto di vista? Perché magari ci sono situazioni vantaggiose. Ecco, questa è la cosa più importante. Aiutatemi per questo. Io ragazzi, una macchina che mi ricordo che vidi negli Stati Uniti era Toyota CHR. Mi ricordo, e forse l'avevo vista anche con Jumpydeck. Pare che fosse bella. Tanto immagini i commenti sotto queste cose, ragazzi. Ognuno, cioè, penso la scelta della macchina è super, super personale. Però vabbè, io accetto consigli, no, non capendoci un cacchio. No, questa mi devo fare, ragazzi. L'Hilux. Così stiamo a posto. Mi carico tutto. Oh, guarda questa, quanto è ignorante sta macchina, oh. Sì, dai, vediamoci questa. La cippetta arancione, quanto è matta. Ma questa è ignorante. Ah, partita da 34.000. Ma come, hai scritto 18? No, ragazzi, la Dacia mi rifiuto. Sto leggendo un sacco di Dacia, ma la Dacia mi rifiuto, dai. Jeep Renegade. Bruttissima. Oh mio Dio, no. Ma non si può cioccare. Arancione come prima. L'arancione però c'ha il suo perché. Vabbè, ragazzi, ho capito, facciamo da me. Mercedes, vediamo che ci offre. Allora, SUV o coupé? Non mi piacciono, ragazzi. Hyundai Kona. Che cazzo è? Mai sentita, ve giuro. Hyundai Kona, il SUV compatto che come lo volevi. Guarda questa che sta guidando. La stanno inseguì, si è inculata la macchina. Fa veramente cagare. Brutta vera. Ma magari tutti i possessori di Hyundai Kona, non lo so, Però, boh. No, vabbè, un SUVino. Così, quanto costa? Tan, Taig, insomma, come per dire. Quella elettrica, 40.000.
Ma voi state fuori, oh. Ma esiste, ragazzi, tipo quelle che costano poco, tipo la Volvo. Io voglio andare a voglio comprarmi qualcosa che costa poco, perché so tirchio. Allora, la Volvo costerà poco? Elettriche, sì, capirai. 50.000, boom. 80.000, boom. Ma dove costa poco la Volvo? Però fino adesso, ragazzi, esteticamente non è che mi abbiano colpito granché, eh. Sarà che non sono un amante dei Saab? Sì, dei Saab. Fate la Saab così mi compro la macchina. No, no. Vediamo BMW. Capirai, BMW, cioè così. BMW, che ci abbiamo? Questi sono quelli elettrici. Un i8 non sarebbe male, eh. Io vorrei elettrica, ragazzi, però a sti prezzi mi faccio la Tesla. X1, X2, X3. X3? Mazza, 50 bombe. Vabbè, ragazzi, ho cercato e ricercato. Probabilmente in live questa sera mi saprete dare una mano o qualcuno mi contatterà, chi lo sa. Però adesso, ragazzi, voglio chiudere con quella che avrei scelto io. Cioè, io che cosa avrei scelto, dando per scontato che tanto sceglierà la mamma? Io mi sarei fatto una bella Tesla, ragazzi. Vabbè, è un altro tipo di macchina, eh. Però, questa è una macchina, questa è un'auto. Se no ci facciamo una bella Model X, ragazzi, a partire da 1 miliardo d'euro. Giochiamo pure a The Witcher in macchina. Cioè, capisci? Capisci? E lo sai che era quella la Kuga? Bella la Kuga? Oh, la Kuga? No, no, la Kuga. No. Altrimenti, ragazzi, se no mi avete detto tutti di farmi questa, che è sempre un SUV. Vabbè, se può fa. Vabbè, se può fa, fammi vedere un po'. Bella. Qua proprio. Qua proprio le metti incinta tutte. Qua ha voglia a comprarsi macchine. Pure questa non è male. Però mi sa che qua il passeggino non me c'entra. Ragazzi, aiutatemi a scegliere la macchina da papà. Serve che sia spaziosa, serve che non costi oltre i 40-50.000 euro e che sia un po' una macchina che posso lasciare un po' libera o che non me la inculino sostanzialmente. Quindi, ragazzi, datemi una mano, vi aspetto in live, così abbiamo un confronto diretto. Mi potete scrivere bene le cose, così capisco anch'io come si compra una macchina, perché non so niente. Poi, ragazzi, se qualcuno vuole collaborare, in descrizione trovate la mail dove mi potete scrivere. Sarà una lunga ricerca, ma ne veremo fuori. Un saluto a tutti, amici, ciao, alla prossima, ciao ragazzi. Ciao. Mamma mia.